Allora, ciao a tutti ragazzi, e oggi avremo un ospite particolare, intanto che vi colleghiate, che è Pasqua, io mi ero completamente dimenticato, essendo in quarantena, che c'era anche la Pasqua. Quello che posso dire è che oggi avremo un ospite assolutamente speciale, avremo Carlo Pederzoli Junior, e quindi veterano dell'UFC e fighter del Bellator, deve ancora fare l'esordio in Bellator quest'anno, speriamo il prima possibile. E intanto che lo aspettiamo, che finisca di fare le sue cose, voglio solo fare un breve excursus su questo. Sostanzialmente io ho conosciuto Carlo ed è il motivo per cui ho invitato lui per primo, tra tutti gli ospiti che avremo, vi confermo già che avremo anche dei fighter della Muay Thai e di altre discipline. E in pratica, scusate, io saluto sempre, mi diverto. Posso dire che io ho conosciuto Carlo perché occupandomi di video, e avendo lavorato negli ultimi 6 o 7 anni, fai anche 10, per due federazioni molto grosse, una è Combat League, che intervisteremo il presidente martedì, quindi Max Baggio, e invece l'altra è Magnum FC, una breve parentesi di circa un anno e mezzo, dove ci sono stati veramente i migliori fighter italiani, nel senso che in questa federazione è passato Carlo, è passato Micol Di Segni, è passato Amedoski, e tanti altri fighter ancora molto interessanti. Quindi l'idea oggi è parlare con Carlo un po' di cose un po' più tecniche, nel senso che normalmente immagino che, a meno che non sia una rivista di settore, si tende a fare le solite domande che sono: perché fai il fighter, come mai hai scelto questo sport, eccetera. Io volevo chiedergli alcune domande un po' più particolari, gli volevo chiedere alcuni aneddoti che spero vi facciano piacere, di backstage, dietro alle quinte, no? di quello che è il mondo delle arti marziali miste italiane e non, visto che lui ha calcato anche i palcoscenici più importanti. Continuo sempre a salutarvi, ovviamente, mi fa piacere. Mi raccomando, se avete delle domande, ben volentieri gliele poniamo, nel senso che Carlo è una persona veramente disponibile, mi ha sopportato in questa settimana di stalkeraggio che gli ho fatto, e quindi ben volentieri ponetegli tutte le domande che volete. Tanto vi chiedo come sta andando la Pasqua, se qualcuno mi risponde, vedo che un minimo di persone si stanno collegando adesso. Ditemi un po' come sta andando, se state facendo una Pasqua chetogenica o se state mangiando. Adesso vediamo, Carlo comunque si sta collegando, perfetto. Quella. Ehi, ciao Carlo, come va? Come andiamo? Bene, bene, bene. Tutto a posto. Tutto bene. Tu cosa hai mangiato di buono? Hai mangiato bene o male? Abbastanza bene. Un piatto e mezzo di pasta. Ah, cazzo. Sì, e basta, poi un dolcetto così, una cosa tranquilla. Ah, hai fatto bene, hai fatto bene. Io sono in chetogenica. Io sto perennemente quasi zero carbo, perché sennò divento una botte di merda. E quindi devo per forza far così. Non ho molta scelta. Fai la cheto sempre? No, non sempre. Sempre su quei 30-50 grammi di carbo al giorno, praticamente. Quindi non proprio low, però abbastanza pochi. Mettiamola così. Mi è partito un messaggio. Ti trovi bene così con la cheto? Sì, perché guarda, quando ci siamo conosciuti noi a Magnum FC, io pesavo 78 kg di grasso e io quando facevo le gare di dilettantistica ero 62 kg, quindi cioè, ero veramente sbordato. Ho fatto un torneo a febbraio di lotta e di grappling e devo dire che essere tornato a fare 68-66 kg è tutta un'altra vita, cioè sto proprio bene. Io ero uno che tagliava, anche se facevo il dilettante, tagliavo veramente tanto, perché io partivo da 72 kg per fare 62, quindi 10 kg per un dilettante è una follia. Tagliati anche malissimo, non avevo nutrizionisti che mi seguivano, quindi era proprio un casino. Comunque, stavo facendo un piccolo excursus su come ci siamo conosciuti. Allora, io Carlo l'ho conosciuto in virtù di Magnum FC, perché io mi occupavo in quel periodo e continuo ad occuparmi per la Combat League per quanto riguarda la creazione di contenuti video. E devo dire che tra tutti i fighter, quindi ho già citato il fatto che è passato per Magnum Amedoski, Micol Di Segni e tantissimi altri fighter molto conosciuti in Italia e che sono riusciti a fare anche una carriera al di fuori dell'Italia, devo dire che tu sei quello che mi ha colpito di più,
E ti vorrei dire, non te l'ho mai detta sta cosa, però per due motivi. Al di là, vabbè, che sei una persona educatissima, gentilissima, disponibilissima, però a parte di quello, mi ha colpito per due cose. Allora, una è stata durante un'intervista per Magnum FC3, se non ricordo male, dove hai detto una frase che, dove ti chiedevo qual è l'aspetto che curi di più del tuo lavoro, e tu mi hai detto il cardio, perché se non curi bene il cardio diventi codardo. E questa è una frase che mi è rimasta molto impressa, una massima molto vera, nel senso che quando tu in un match vai in affanno, tendi veramente a sbagliare, fare errori, e quindi questa è una cosa che mi è piaciuta molto, e mi è servita. E l'altra cosa che mi è piaciuta molto e che mi ha colpito, e ho capito quanto comunque tu avevi un fight IQ molto, molto alto rispetto alla media dei fighter italiani, e era il fatto che durante Magnum FC 2, se ti ricordi, c'è stato un disastro col tappeto, no? Il tappeto in PVC era scivoloso a dei livelli, sembrava di giocare sull'hockey. E Sì, lo ricordo. mi ricordo ancora che nel backstage, che io faccio sempre le mie immaginine, eccetera, c'eri tu che hai parlato con un fighter, non mi ricordo chi era, forse Scaravigli, adesso non mi ricordo bene, e gli hai fatto una domanda specifica, che era tipo, ma si riesce a stabilizzare almeno la laterale? E questa è una cosa che mi ha impressionato, perché con l'adrenalina, essendoci passato anch'io nel mio piccolo, no? Nel dilettantismo, con l'adrenalina riuscire ad essere così lucidi e pensare già a come volevi seguire casomai la strategia, no? Tu in quel momento avevi un avversario che si chiamava Pavel Pinsul, Sì. Sì. che era uno striker, se non ricordo male. Quindi probabilmente voi avevate fatto un camp su anche le fasi lottatorie, adesso non so, poi quello lo sai tu nei dettagli. Sì, lo sì, me lo ricordo. No, no, proprio pensavo di portarla a terra perché era pericoloso in piedi. Che poi non è vero, perché poi l'hai drenata anche in piedi. Abbastanza, è vero, sì. Quindi l'hai dominato sia sopra che a terra. Però devo dire che sta cosa qua mi ha colpito, perché era Sì, veramente, calcolando che avevi 23 anni, 24, a tempi di Magnum, 23, sì, perché era 2 anni fa, sì, 23. era veramente impressionante pensare a una persona che aveva già quella lucidità per quanto riguarda il Fight IQ. Ti Allora, adesso ringrazio. io ti faccio un paio di domande per me interessanti. Spero di non cadere nel banale, perché ovviamente hai fatto già un sacco di dirette, eccetera. No, E no, ma quindi ti chiedo alcune cose. Poi, se alcune cose sono già richieste, me lo dici tu. Allora, guarda, io intanto mi sono sempre chiesto due cose di te. Uno, se il tuo background era il karate. Ok, allora sì, cioè nel senso io ho iniziato col karate proprio da piccolissimo, all'età di 8 anni. Avevamo questo maestro che insegnava Goju Ryu, uno stile un po' particolare con diciamo le forme degli animali, una cosa Ok, molto per sì. i bambini. Però io avevo questa propensione al contatto fisico, cioè mi ricordo che ci fecero fare una sorta di sparring. E a me e quello che adesso è il mio migliore amico Leonardo, mi ricordo che gli diedi subito un pugno proprio da MMA. Quindi il maestro mi disse: devi stare un po' più tranquillo, devi ragionare quando combatti, quando fai karate, eccetera. Quindi mi ricordo che quello fu il mio primo approccio diciamo, al contatto fisico vero e proprio da MMA, la mia propensione al contatto, no? A tirare il pugno vero e proprio. Invece loro magari incentravano più la lezione sulla tecnica, sui Sì, calci. sulle forme dici, perfetto. Esatto. Però era Però figa, tu ce l'hai un era. po' questa mentalità del budo, o comunque ti piace, vedo che sei molto intrippato con il discorso Sì. dell'Asia in generale, del Giappone, quindi comunque ti piace anche un po' il discorso del rispetto delle arti No, marziali. no, questa cosa l'ho riscoperta dopo la sconfitta in Giappone. Ho detto. Mi sono un po' appassionato a quella via, no? Perché nella mia vecchia palestra non c'era la concezione di marzialità delle arti Ok. marziali vere e proprie. Cioè, il mio vecchio allenatore veniva da una scuola di una scuola di un'arte marziale tradizionale, però poi aveva abbandonato quel concetto e ha invece sposato le MMA a 360 gradi, non ragionava più da marzialista tradizionale, cosa che invece ho riscoperto dopo questa sconfitta in Giappone, perché mi sono un po', diciamo, ricordato di quello che era il mio background, di quello che era
il mio passato, ho detto perché non riscoprirlo, anche perché io avevo uno stile simile, cioè avevo un po' uno stile da karateka che stavo sviluppando Assolutamente, per quello che te lo chiedevo, infatti. quello stile là, quindi ho voluto un po' ristudiare e rispolverare il karate che avevo fatto fino ai 12 anni, quindi dagli 8 ai 12, comunque ho fatto un bel po' di anni, 4-5 anni mi sembra. E con l'MMA pure quando hai iniziato? Con l'MMA ho iniziato all'età di... Il primo approccio ce l'ho avuto a 14 anni perché mia zia aveva adibito una palestra che, non so se ti ricordi, era il White Lotus. Sì, me lo ricordo, mi ricordo. Quella palestra era stata fatta da mio zio ed era tutta... cioè non c'era un nome, era uno spazio con un tatami e lui l'aveva fatta semplicemente per allenare il figlio, che è mio cugino, e per allenarlo e farlo migliorare nelle arti marziali, nel pugilato, nel jiu-jitsu, in tutte le arti marziali. Ma cavolo. Perché lui, sì, Mallio, mio zio, era fissato con le arti marziali miste, col jiu-jitsu, cioè proprio la fissa, quindi voleva che il figlio facesse arti marziali. Così un giorno passando dal garage per prendere il mio motorino per andare a scuola, mi ricordo che sto facendo, e ho visto la porta aperta, ho visto che si stavano menando col kimono, eccetera, no? Quindi sono entrato e mio zio mi ha detto: ma perché non provi? Tieni, c'è un kimono per te, provalo. E ho iniziato a lottare con mio cugino e mi ricordo che mi incastrò un triangolo e io non volevo battere, quindi stavo per svenire. E a un certo punto stavo proprio quasi quasi svenendo, l'ho proprio tirato su e l'ho slammato. Ok, quindi ti ha squalificato, cioè ti ha Cosa che fatto fuori dal garage, Non si può praticamente. nemmeno fare, però diciamo lui poi ha aperto le gambe, c'è stato lui che mi ha detto non si può fare così, però mi ha detto però sei portato, vedi non molli, e da là ho diciamo iniziato un po' ad avvicinarmi a questo sport, però principalmente quello che facevo era prendevo le chiavi, aprivo e mi mettevo a dare i pugni al sacco, non è che c'avevo questa, Ok. non è che seguivo le lezioni così. Poi col passare del tempo, facendo calcio, ho fatto rugby, ho fatto football americano, intanto però andavo sempre un po' ad allenarmi di MMA, cioè magari quando facevo calcio 2 volte a settimana mi andavo a fare la mia lezione di MMA, di lotta, di striking, eccetera, mi divertivo. Così, anche guardando i video, diciamo, ho imparato quasi da solo, da autodidatta, e poi a 16-17 anni mi sono segnato nella mia vecchia palestra, però ero un po' sporadico, andavo un mese, poi non andavo, eccetera, Infatti, eccetera. io mi ricordo che c'era questa diatriba qua all'inizio, e ti dico, io all'inizio ti ho sottovalutato Magnum FC1, Magnum FC1, perché tra tutta la miriade di gente che c'era Cirilli, c'era Russo, Verginelli, cioè, quindi gente che di nome io conoscevo, nel senso che io sono nell'ambiente 10 anni come fan e praticante, dilettante, no? Agonista dilettante, eccetera. Però, bene o male, mi sono sempre informato. Calcolo che sotto Combat League è nato un tuo grande amico tipo Penini, è nato Schiavolin, sono nate tante laborelle passate per noi, che mi ricordo ancora la borella combattere davanti a 30 persone, capito? Quindi Una ho visto un po' performance. tutti. Sì, ho visto un po' tutti. Quindi quando sono arrivato ad approcciare anche visivamente Magnum, sono rimasto colpito da tante figure, no? Poi Magnum FC2 c'è stato Diego Nunes, che ha combattuto per noi, quindi che è stato un top 5 all'epoca, quindi tanta gente. E ti ho un po' sottovalutato, perché mi hanno detto, guarda, lui è il nipote di Bud Spencer, quindi era il classico, vabbè, ah, vedi, raccomandato, eccetera. E c'avevi un po' purtroppo questo stigma, no? Questa lettera scarlata addosso, che hai, secondo me, hai ampiamente tolto, quindi io sono molto felice, perché mi dispiaceva anche un po' che le domande che ti venivano fatte, oppure io dicevo, ah, ma guarda che combatte Carlo Pedersoli, è fortissimo, ah, ma il nipote di Bud Spencer, gli dici che sono fan, cioè a me sta roba mi hanno rotto i coglioni, capito? Poi te, lo so che sei buonissimo e quindi non te ne frega neanche niente, anzi ti fa anche molto piacere, no? Però quello che ti dico è, mi hanno un po' rotto queste robe qua. E mi ricordo questa roba che ti hanno parcheggiato, tra virgolette, per 8 mesi e non ti hanno fatto combattere. Sì, E mi vero. ricordo che tu mi hai proprio detto, guarda, adesso io combatto per me stesso. Ed ero proprio riferita al fatto che purtroppo una persona o più persone ti hanno deluso perché ti hanno parcheggiato. E questo secondo te per cosa era fatto? Per dinamiche interne della palestra o di federazioni? Diciamo che io su molte cose non sposavo il pensiero del mio Ok, allenatore, quindi dell'epoca. un po' per dispetto, forse per mettermi un po' bastone tra le ruote, non venivo fatto combattere. Addirittura si inventò un infortunio che non c'era, però vabbè, io
Non ho mai poi Sì, pensato. vabbè, sono cose. Non ho mai poi No, pensato. a me quello che dispiace è che veramente tu hai avuto un periodo dove comunque le capacità c'erano già tutte e potevi veramente già esplodere anche, mettiamo, 5 anni fa, ok? E questi periodi qua, finché non è arrivato Magnum e Venator, poi dopo da lì Cage Warrior, UFC, eccetera, purtroppo sei stato nell'anonimato, ma nonostante avessi le caratteristiche per essere già una star, capito? Questo a me è molto dispiaciuto, perché mentre gli altri li ho visti tutti un po' crescere piano piano, tu avevi già le caratteristiche, perché tecnicamente eri già pronto. Ti ringrazio, io però ti dico, alla fine è meglio così perché riguardando i video miei di quando pure combattevo al Magnum, io da Magnum 1 a Magnum 3, cioè quello in Romania, Sì. c'è stato un cambiamento incredibile tecnico. Assolutamente. Ma sì, Quindi è dovuto sicuramente a Borgomeo, che sì. ha fatto un lavoro fenomenale sia con te che con Alessio. L'altra domanda che mi interessava è: ma sei veramente Mancino o è Sì. Borgomeo che vi imposta? Allora, il primo giorno che sono entrato in palestra non sapevo che guardia ero, perché io a calcio tiro con la destra e a braccio di ferro uso la destra, però Ok. a tennis uso la destra e a scrivere scrivo con la sinistra, quindi sono tutto strano. Però mi ricordo che mi trovavo meglio da mancino, non so perché in guardia mi trovavo meglio da mancino, quindi poi ho iniziato a stare mancino e poi anche un po' fomentato dal fatto che i mancini sono avvantaggiati perché comunque sono meno destri, meno mancini, no? Assolutamente. Quindi il Poi destro. penso che nella MMA moderna la doppia guardia sia fondamentale. Sì. Però abbiamo notato con Borg che quando cambio a destro ho più potenza. Cioè col pugno destro, col calcio destro sono più potente, però col calcio sinistro e il pugno sinistro sono più veloce. Quindi c'è un po' un infatti io per esempio c'ho un ottimo jab, Sì. lavoro molto col jab Infatti perché c'è qualcuno che ha scritto, scusami, il sole vince sempre, dice, ah, pure col destro che vai bene, cioè, pure col destro non vai male, nel senso che ti muovi con tutti e grande, poi lui è Teo Federico che mi sta aiutando, che fortunatamente abita nel mio palazzo e pure oggi ci due. alleniamo, Ah, ottimo. ragazzo che si Ma chiama non c'è Forconi, che io volevo salutare Forconi, scusami, per fare un excursus. Forconi dovrebbe starci, non so perché non lo vedo. Digli, perché non lo so, ci avete sempre che non lo saluti nelle chat anche te, Borgonia, io lo volevo salutare, se che l'ho conosciuto. Ah, sì, stavi Grande. dicendo, scusami, della doppia guardia, eccetera. Sì, è presente. Io lavoro molto col jab, secondo me anche per questo motivo, perché comunque ho il destro preciso e forte e veloce perché secondo me sono destro. Cosa che invece Assolutamente. magari quando mi metto destro non c'ho il jab col sinistro. Quindi sono cose un po' particolari. Però per esempio a calciare calcio molto bene col sinistro, però sono più potente col destro. Sono strano sulla guardia, devo dire. Ti chiedo anche un'altra cosa. Io ho notato, guarda, per caso tu hai pubblicato una foto del 2014 quando hai fatto i campionati dell'IMMAF, no? Sì. E io anche ti ho risposto che anch'io ero presente in quel periodo lì, eccetera. Non E devo ricordo. dire che dopo mi sono Quella era guardati. Combat League, era, infatti. Sì, perché era Combat League. Inizialmente non era sotto Fighe MMA, ma era sotto Combat League. E tra le altre cose, quella giornata lì era gestita dal mio ex maestro, ex insegnante. Quindi io dovevo proprio combattere. Purtroppo ho avuto una serie di infortuni che non mi ha permesso di farlo, però dovevo farle anche io. E cosa succede? Devo dire che la cosa che mi sono messo lì e ho riguardato i tuoi match da dilettante. Ma tu avevi una grossa. Io ti ho conosciuto e guardandoti su Magnum e UFC, eccetera, davo per scontato che tu fossi uno striker. Invece tu inizialmente eri più lottatore, da quel che vedevo. Cioè, Sì, avevi ero degli zero shoot strike. ottimi. Eh sì, cioè, non è che eri scarso, perché comunque c'era già il movimento, tutto, però il timing non c'era, Non è. il nascondere il calcio girato, mettere l'high kick, tutte queste cose non c'erano ancora. Era proprio dei bellissimi double leg, perché avevi già degli ottimi shoot anche da dilettante, un ottimo controllo, eccetera, però in piedi eri veramente la metà di quello che sei adesso, un terzo, capito? La metà. Infatti, l'ho detto, ho avuto un ottimo miglioramento diciamo, nei primi anni che facevo MMA, io mi ispiravo molto a Alessio Di Chirico. Perché comunque, allenandomi con lui tutto il giorno, mi ispiravo molto a lui e cercavo di raggiungere quelli che erano i suoi punti di forza. Praticamente,
col tempo io ho sempre avuto un ottimo shoot perché ero molto bravo a placcare sia a rugby che a football americano, ero placcatore, quindi ho un ottimo tempo di placcaggio. E ho sempre detto questa cosa: secondo me è molto più difficile portare a terra una persona che ti corre e ti cerca di evitare piuttosto che una persona che ti sta davanti e ti cerca di colpire. Ok, sì. Quindi io. Cioè, quindi tu hai fatto, ti sei proprio messo a fare il timing sul jab o il jab diretto Assolutamente sì. dell'altro. Io ho un ottimo timing d'entrata perché ero abituato a lavorare nel rugby, nel football americano che era molto più difficile placcare una persona in movimento che ti fa delle finte davanti. Quindi ho riportato semplicemente quel timing nell'MMA e mi sono trovato benissimo. Ah, è vero. Cosa Però... però. No, dicevo, poi a terra, allenandomi, sono migliorato, eccetera, ma in piedi non mi riuscivo a sbloccare perché comunque, seguendo un po' quel modo di combattere di Alessio, cercavo di imitarlo, Alessio era overhand di porta a terra, ground and pound, era fortissimo in quello, Sì. quindi avevo quello come modello. No, me lo ricordo, mi ricordo molto bene anche Alessio, perché guarda, ci sono, tra una roba e l'altra si sono incrociate un po' tutte le strade, perché vabbè, voi eravate comunque il team più forte d'Italia già all'epoca e adesso lo siete diventati in maniera palese, no? E, però mi ricordo che Alessio doveva combattere contro Gritko, che era un fighter molto forte, che anche lui si allenava nella mia palestra. Quindi ci sono tante, tu hai combattuto contro Rubino, che è un fighter con cui io mi sono allenato a volte, e poi vabbè, in quella palestra lì transitavano anche Schiavolin, Penini e tutti quei gruppi lì. Quindi queste cose ormai chi era del settore le veniva a sapere, eccetera. Io ti volevo chiedere una cosa, però tu hai un modo di combattere adesso completamente diverso da adesso, nel senso che su alcune fasi, se vuoi, lottatori anche, però lui è molto attendista, è quello che ha pagato un po' negli ultimi match, no? Tu nel tuo caso, secondo me, hai pagato aver esagerato, secondo me, con qualche mossa. Con Grant ho tirato tante di quelle madonne Mamma quando mia. gli ultimi 10 secondi, perché ho detto, cazzo, il game plan era perfetto. Io l'ho tirata una Era... faccia all'arbitro. Pensavo mi espellessero per sempre. Lo so, lo so. Perché Infatti a me... avevo Dimmi tu. paura che si fosse sentito in Italia perché l'ho tirata forte in faccia all'arbitro. No, purtroppo lì c'è stata una serie di cose che sono andate a congiungersi malissimo. Una è sicuramente stata anche purtroppo l'high kick che ha avuto un brutto timing, non so cos'era dovuto probabilmente. Ecco lì, secondo te, infatti questa è una domanda un po' più tecnica, lì da parte tua c'è stato un calo di concentrazione perché non so, è tipo 100%. Cioè, calo di sì. concentrazione al 100%. Purtroppo sono stato concentratissimo tutto il round e all'ultimo ho peccato un po' come si dice, Limitata? No, boh. di superbia, non so, Sì, ah, di superbio. pensavo di poterlo mandare KO, pensavo di fare il colpaccio a 10 secondi dalla fine. Io mi ero immaginato quello. Poi nella testa del fighter non c'è tempo di elaborare, cioè, lo pensi, lo fai. È anche Sì, no, ma ci credo. quindi l'ho pensato, l'ho fatto. Poi obiettivamente riguardando il match ho tirato troppi high kick, quindi ero diventato un po' telefonato. Sì, purtroppo sì, quello ti dico da spettatore, ti posso dire sì, però capisco anche quando sei lì non hai tutta la visione dell'insieme. Poi è ovvio che tu hai un game plan, hai degli allenatori al tuo angolo, però ragazzi, cioè, non è facile. Cioè, quando sei lì poi comunque ognuno prova quello che si sente di provare in quel momento. Esatto. E ti dico, avevi fatto sicuramente, avevate fatto un ottimo game plan, perché comunque Grant era veramente ostico sugli overhand, aveva questa roba qua e questi calci molto violenti anche lui, però di base non era... Uno striker puro, non era No, tecnico, era battibilissimo. era fattibilissimo. Infatti, mi è dispiaciuto. Con Oliveira, ti dico la verità: e quando hai accettato il match, un po' mi sono detto è una pazzia. Era giusto accettarlo perché, comunque, avessi oh, o la va la spacca. Se vincevi, era nella top 15. La proposta era troppo allettante Bravo. con Olivera. E io ho la fortuna che non temo le cose, le situazioni difficili. Cioè, ci sono due tipi di fighter, quelli che la paura la utilizzano per essere più forti, no? E si gasano, e quelli che invece magari dicono no, fammi fare le cose piano piano. E secondo me hanno ragione pure loro, perché per esempio secondo me Khabib è uno di questi, cioè Khabib ha fatto tutta la sua carriera piano piano con le paure, con le giuste, Assolutamente. però alla fine è arrivato dove è arrivato con 22-0, quindi cioè, per me è un'azienda che funziona
l'azienda Ah, sì. avrei potuto fare lo stesso ragionamento, però io ti dico, in quell'istante ci ho avuto la proposta di Lorenzo, mi ha detto ci sta Cowboy Olivera, e ti ammetto che Cowboy era uno di quei fighter che io vedevo da ragazzino a 16 anni e dicevo questo è un fighter che non vorrei mai affrontare perché tagliava tutti coi gomiti, era pericoloso, è forte a terra in piedi, cioè era veramente pericoloso, Ma però poi anche mentalmente lui, io so che faceva il bull rider, quindi era anche un mezzo pazzo. L'altro sì. giorno ci ho sentito parlare con la Penco, che è stato molto interessante, parlavi di Ferguson, che è uno svitato totale, e infatti è vero, perché vede la gente dentro ai muri, ha tutte le sue robe strane. Che tra le altre cose ho visto ieri su Sherdog, lui sta continuando a fare il taglio del peso. Ah sì? Cioè, sì, lui ha detto che arriverà in peso sabato prossimo, quindi ha tutte le sue robe strane assurde. Però quello che ti dico è, quando hai accettato quel match lì, sì, c'era questo grosso pericolo, perché era un fighter comunque completo, che aveva perso solo con i top, e per tutti gli altri era veramente stato un fighter ostico e ingestibile. Comunque, scusami, c'è qualche complimento, qualche domanda, quindi mi fermo anche ogni tanto. Allora, intanto vedo che Ross Ma dice, ti ha detto sfiga per tutti e due i match e non devi essere tagliato in UFC. Ecco, il taglio in UFC anche io non me lo sarei mai aspettato, perché è vero che un'azienda del genere non deve essere grata al singolo fighter. Però al tempo stesso ti posso dire, cazzo, hai accettato dei match in short notice, avevi comunque un nome marchettabile, perché comunque funzionavi, eccetera. A Praga, se non ricordo male, è venuto giù il mondo, cioè nel senso che quando sei entrato tu io ho sentito più tifo per te che per il tuo avversario, e in Europa comunque ti potevano ancora utilizzare molto bene, no? Come fighter, e soprattutto hai accettato dei match in short notice e tutti i match che hai fatto, anche il primo che era una split decision, sbagliata perché era una decisione vittoria tua completa, però devo dire che erano stati tutti i match belli e che Warrior avevi fatto una guerra con Dalby. Quindi non ho capito cosa è successo. Io penso che purtroppo la UFC ragiona come un'azienda che, cioè, tratta i suoi dipendenti come dei numeri, secondo me. Se Ah, non sì. stai in top 10 e non stai in top 15, sei CPJR numero 70. Cioè, quindi loro vedono il tuo numero e dicono, ok, questo ragazzo ha due sconfitte, dobbiamo far fuori un 77 perché deve entrare un altro 77. Ah, Beh, sì. ciao. Cioè, secondo me è andata così perché non ti so trovare una spiegazione. Comunque ho fatto una vittoria con una short notice in una settimana e ho tirato i calci girati nell'esordio. È stato un bel match. Ho fatto con Oliveira un co-main event, comunque al secondo match in UFC sì, è andato male, ok, però comunque sempre un co-main event. Il terzo match Assolutamente. stava andando bene, è stato un bellissimo match, ho preso il KO, ok. Con 1-2 è difficile che tagliano un atleta di 25 anni. Beh, infatti, guarda, io ti dico, il mio pensiero è questo, che loro abbiano visto, come dici tu, probabilmente loro guardano il numero, però secondo me qualcosa lo guardano ogni tanto, almeno il matchmaker, eccetera. Insomma, hanno detto, è talmente giovane che se si va ancora a fare, passami il termine, le ossa in altre federazioni per 2 o 3 anni, potremmo richiamarlo dopo in un secondo momento. Probabile, però io penso che secondo me non abbiano nemmeno ragionato più di tanto, perché comunque la mia categoria è gestita da Sean Shelby, e Sean Ah, Shelby ok. sa che è uno che non gliene fotte un cavolo degli atleti per il nome o chi sono o cosa fanno. Cioè, anche il fatto di accettare short notice, io ero convinto che dico, ah, vedi, adesso Mi faccio vedere, sì. Ah, sì. dimostro con le palle, mi faccio ben vedere, comunque non ho niente da perdere perché il match lo voglio vincere, lo vinco. Ma se dovessi perderlo, comunque sto perdendo con Oliveira, accettato in un mese, mi stanno dando altri 4 match. Cioè, ci credevo molto in questa cosa. Ho detto, o la va o la spacca, io non c'ho niente da perdere. C'ho 25 anni, non ho mai perso, Assolutamente. farò sta guerra come va. Vado là e col coltello tra i denti. Detto questo, invece sono stato penalizzato da un sistema che purtroppo non funziona come vogliamo noi, non funziona come un'azienda meritevole che dà premi ai suoi lavoratori. È un'azienda che ragiona a numeri. Tu mi porti questo Adesso. guadagno, tu non mi porti questo guadagno, tu hai perso 2 match, tu hai vinto 2 match. Finché non si arriva in top 15, purtroppo è così la cosa. Poi, Ma infatti guarda, ti dico, intanto vabbè, salutiamo Forconi che si è palesato, grande Forconi. che però saluta solo te, non so se si ricorda di me, adesso. mmmamania.it. Va
Allora, beh, poi c'è Just MMA che ti dice: ti toglierai delle gran soddisfazioni in Bellator, e ne sono convinto. Io, York, però, c'è bravissimo. chi ti dice che ha le palle quadrate, questo è un discorso anatomico su cui non mi soffermo. E, però ti dico: Bellator, dopo ti voglio fare alcune domande poi, perché mi stavo guardando tutto il roster dei 77 e sono curioso. Tra l'altro, c'è uno, dopo diciamo una chicca, tra virgolette. Però c'era un avversario che tu dovevi affrontare in un altro circuito che c'è nel roster, quindi io sicuramente ti vorrei vedere contro di lui, che è Sì. Pascù. Pascù, Lo sapevo, mi piacerebbe. io ti ho rotto le palle, mi ricordo che ti ho fatto interesse, ma non è troppo grosso, non è troppo, perché era massiccio, no? Sì, è Come grosso. fighter. Lui fa anche 84, se non sbaglio, però sarebbe buono affrontarlo come fighter. Vedi, ma per chi dovevi combattere? Per quella, c'era una federazione, non mi ricordo. E Era per RXF. Gesabbio, no? Chi? RX, cos'è quella di... Ah, quella rumena, dove abbiamo Sì, fatto... Ah, ok, perfetto, sì. è una promotion rumena che mi aveva proposto questo match. Io l'avevo anche accettato, se non sbaglio, non mi ricordo com'era andata la cosa. Però Ok. era un avversario tosto, io ancora non avevo un record. Mi sembra avevo 7-1, 8-1, non mi Sì, ricordo, secondo me 8-1. hai fatto i primi due di Magnum, quindi sì, Lui secondo me eri... c'aveva tipo 22. Ma sì, è una follia. No, una marea di match, mi ricordo, me lo Quindi non mi ricordo ricordo com'era perfettamente. andata la cosa, però. Tanto vedo che si è introdotto anche, c'è tutto lo staff che si introduce, tipo Anacoreta, Ah, grande. grandissimo, che ricordiamo per i non addetti ai lavori, che penso sia il lottatore migliore che abbiamo in Italia e anche a livelli europei. E io ho fatto un bellissimo stage con lui, lui non so se si ricorda, però ha la conoscenza di Kilian Tartarini ed era il mio maestro di lotta, Kilian Tartarini, si conoscono. Poi dicono, ti voglio vedere contro Venom Page. Tosto, avversario Direi, tosto. io direi, ragazzi, due o tre match un po' Cazzo, più tranquilli, secondo me. fatemi fare una Sì. Poi scritta positiva. ti Sì. chiedono se sai già con chi è il tuo esordio in Bellator, ma penso che con sto casino del coronavirus. Hemminger, perché voglio schiantarlo Lemminger, aspetta che me lo cerco, non lo conosco. Lemminger è l'avversario con cui devo combattere Ok. quando mi è venuta l'infezione maledetta che mi ha fatto Ah. saltare il. Però è un avversario ostico, c'ha 10-1 se non sbaglio, ed Sì. Del voglio batterlo. Wisconsin, sì. È un 93, abbastanza giovane anche lui. Sì, c'è l'età mia. Pascu. Ah, sì. Sì, non conosco molti dei suoi avversari, se devo essere sincero, perché comunque è stato... Ricordo. Cioè, riesci a vedere se ha combattuto dopo il match che è stato con me? Mi sembra di sì, però. Sai che invece no? Cioè, gli hanno cancellato il tuo, gli hanno dato Pascu e hanno cancellato anche quello perché era il 13 di marzo. Ah, doveva fare con Pascu, quindi. Sì, devo fare con Pascu. Ah, Allora, aspetta un attimo, non ok. prendo Poveraccio pure lui, eh. chi? Saltato messo a me, poi Sì, ma ricambio. infatti ho visto Vettori che c'è stato un minimo di polemica sulle esternazioni che ha fatto sul coronavirus e devo dire, vabbè, adesso lascia stare che sono le solite Sono cazzate assolutamente all'italiana d'accordo. e non mi interessano. Cioè, nel senso che dopo poi le varie riviste di settore, che io mi ricordo ancora bene con Magnum, quanto siamo stati attaccati. E noi come staff tecnico, voi come fighter, mi ricordo messaggi di persone che sono arrivate da alcuni di voi, diciamo, ma perché fai questi match? Perché fai questo? Perché combatti per questi? La gente parla. Bravo, roba assurda perché comunque ricordiamoci, e adesso infatti volevo proprio parlare di questo, quindi mi introduco all'argomento che mi interessava, e poi ritorno anche alle domande, scusate, dopo interagiamo anche un po' con voi. E mi ricordo, vorrei ricordare... Intanto vorrei capire quando è che tu hai capito che avresti fatto la svolta, cioè quando volevi diventare professionista. Cioè dal dilettante hai detto, bene, sono pronto, faccio professionista. Allora, io mi ricordo dopo un match da semi-pro allo Storm ho detto: è giunta l'ora di diventare pro. Anche se in verità, ragionando su quello che ero prima e quello che sono adesso, non sarei dovuto passare. Però, meno male che l'ho fatto. Fortunatamente, comunque sia, pure se non era, cioè, anche se non sto più in quella palestra, bene o male sono gestito bene. Da Ok. Moon, da vecchia palestra in cui stavo. Poi ci sono state molte liti, molte cose, però fino a quel punto sono stato fino al Giappone, diciamo, sono stato gestito bene. Poi quel Ma match quanti match da dilettante hai fatto prima di io ho fatto passare a pro? 5-0 da dilettante e ho fatto anche Dei semi avrò pro? fatto una ventina di match alla Figma, tutti vinti. Quindi Ok. avevo 25 combattimenti Ma cavolo. vinti.
anche di grappling non avevo mai perso, quindi ho detto passiamo. Ma non mi ricordo, poi tu eri riuscita ad andare a Las Vegas? No, purtroppo non ero andato perché questa cosa era assurda, perché ovviamente al tempo tu potevi fare il campionato del mondo di dilettante, da dilettante anche avendo match da professionista. Sì, questo non ricordo. Cioè, ti ricordi Alessio aveva dei match? Sì, c'era stata la polemica, mi ricordo tutto. Sì, aveva 5-0, non sbaglio, mi ricordo. Però erano tutti così, c'erano un sacco di atleti. Ma perché siamo solo noi italiani che ci facciamo queste pippe? I russi, sì. Quella gente lì se ne sbattono i coglioni. Tutti però erano. Poi il bello ma è così anche per la Muay Thai e per sì. I campionati da Muay Thai, dove c'era gente come Shevchenko che faceva i dilettanti, o esatto. Joanna. E poi c'era gente che prende i russi, gli ucraini che avevano i nomi in cirillico, prende sì. E facevano, cambiavano il nome così non li trovavano. Cioè invece di mettere il nome in cirillico lo mettevano in lettere. Sì, no. E non li beccavano. Praticamente mi ricordo che dovevo fare il mondiale, ma ero qualificato per il mondiale vincendo due match in una sera. E praticamente due mesi prima del mondiale mi venne proposto questo match da professionista contro Gianmarco Romeo, che era un 2-0, comunque era bravo. Sì, è un ottimo fighter. Sì, e mi venne proposto questo match all'evento quello che un po' di destra che si chiama, non mi ricordo, White Rex, vabbè. Non me lo ricordo. Quello non l'ho mai seguito, quindi non... Sì, io accettai perché volevo passare pro. Quindi c'era questo evento, era vicino a casa mia, a Roma. Ho detto sì, facciamolo. E combatté contro Gianmarco Romeo, che era un napoletano di livello forte a terra. Non è stato un grande esordio, nel senso comunque ho rischiato parecchio. A un certo punto mi prese la schiena e da là mi ruppi il ginocchio, crociato rotto. E per fortuna sono riuscito a vincere il match, ma sono stato purtroppo 7 mesi fermo e ho saltato il mondiale. Cavolo. Sì. Ti faccio una domanda, guarda. Dimmi, scusami, no, scusami che ti interrompo. No, dico, per fortuna riuscì a vincere il match, se no tornavo a casa con una sconfitta e il mondiale è mondiale saltato. È sconfitta, crociato non me ne frega niente, si ripara. Sconfitta e mondiale buttato, quindi pesante. Allora, guarda, se mi chiedono, da dilettante ti allenavi già ad alto ritmo, quindi vabbè, adesso immagino intenda sui 2 allenamenti al giorno, come fai da sì. pro. Sì. Già da dilettante facendo allenamenti al giorno? Sì, okay, mi ricordo. L'allenamento era lo stesso. Perfetto. E le palestre, se avevi fatto dei giri in palestra fuori dall'Italia? Sì, sono stato tipo? Alla Low MMA a New York, Low MMA. Ma questo quest'anno o già in passato? No, quest'anno, alla Low MMA quest'anno. Invece in passato, quando ero semi-pro, feci un camp di un mese alla Dynamics Martial Arts, che è una palestra... È una delle palestre con cui ho iniziato, perché io a 15 anni, quando feci il viaggio in America con i miei, mi segnai in questa palestra, la Dynamics, e mi insegnarono un sacco. E lì fu anche buono, perché da là decisi proprio che volevo fare questo nella vita. Quindi tornai là, feci un mese là, poi un'altra volta invece in America sono stato alla Hard Knocks per fare un campo di match. Sei riuscito a fare sparring casomai con qualche nome tipo Kamaru Usman, eccetera? Allora, purtroppo no, perché ero a ridosso del match, però ho fatto uno sparring di lotta con alcuni ragazzi là, non top, cioè ho lottato anche col, come si chiama quel ragazzo, che sta al Bellator, fa il peso mio, Logan Storley, non so se lo conosci, no, non lo conosco. è molto forte, un wrestler all-American. E con lui ho fatto del sparring di lotta, però era Borg mi teneva un po' buono, perché mi ero infortunato alla costola e c'avevo il match con Oliveira 2 settimane dopo, quindi stavo un po' col freno a mano tirato, però ci tornerò sicuro, perché sono sparring di livello. Assolutamente. Anche se ti dico la verità, adesso molti fighter, infatti voglio sapere anche la tua. Adesso dicono che gli sparring in generale è meglio farli controllati in una certa maniera. Voi che mentalità avete, Gloria? Noi lo sparring lo facciamo una volta a settimana forte, nel Forte, senso che io non credo nello sparring leggero. In America, la Low MMA, per esempio, facevamo sparring il mercoledì con i guantini da 7, il caschetto, però non... io mi ricordo, e poi tutti contro tutti. Cioè, io ho fatto ok. No. sparring con Merab
Ah, cioè, lava scimmie, quello è 62 kg comunque. Quello è Semasvili, non mi ricordo come si chiama. Sì, c'è un È nome per quello. Giorgiano, Sì. Merab, bravissimo ragazzo, ci sono molto amico, eccetera. Però mi ricordo che lui pesa 61 kg, mi caricò con i pugni e cose, a un certo punto io pure iniziai a tirare forte. Cioè, diventa uno sparring così, tipo da Sì, strada, va tutto in tendenzialmente. vacca. Infatti pensavo che da palestre così rinomate, eccetera, non ci fosse una gestione un po' più oculata. No, sono molto Quindi. bravi sui drill, sulla tecnica, eccetera. Poi Certo. in America funziona che tu ti devi capare gli sparring, cioè tu prendi, dicevo, facciamo sparring domani, cioè è molto libera la cosa, non è come in Italia che c'è il tuo allenatore e ti dice quello che devi fare, eccetera. In America è molto libera, cioè ci sta Ok. Ray Longo che ok, se ti dice domani facciamo questo, ma tutto il resto del tempo te lo gestisci te, lui ti dà delle direttive, tu poi fai un po' come ti pare. Cioè, diciamo, io e Pietro Penini ci giostravamo la settimana come volevamo. Ok, Ed è ma piaciuto. con Wegman siete riusciti a fare un po' di sparring anche? È ancora. Perché, sai, Wegman purtroppo è uno di quelli che si è, passano i termini, bruciato, no? Nel senso che quando mi ha toccato Anderson Silva, io l'ho visto in diretta, sono svenuto. Per me Anderson Silva, John Jones erano quelli imbattibili, no? Che lo dici? E sono rimasto sconvolto, ha fatto poi 3 o 4 match molto belli, è arrivato Rockhold, che per me era un altro fortissimo, che anche lui si è bruciato purtroppo. Ed è andato come mi aspettavo che Rockhold fosse più forte di lui, e così è stato, no? Poi vabbè, ci sono stati dei problemi, quindi. Adesso purtroppo ha una streak abbastanza brutta, con KO anche abbastanza terribili, ma contro avversari di livello, e leggevo su Sherdog che forse per UFC 250 gli voleva andare di nuovo Romero. Cioè, sono match, Ah sì, eh? sì, cioè, Lo vuoi son fare? match assurdi secondo me, non capisco che utilità abbia. Lo Secondo me lui adesso dovrebbe uscire un attimo dalla top 10. vogliono uccidere? Io non capisco, nel senso. Secondo me è questione economica, nel senso che comunque un Weidman, metti a caso, vuoi che mi dargli poco, 250 mila dollari di borsa, Voglia. capito? E allora ti dico, per 250 mila dollari, cazzi tuoi, capito? Cioè, o fai KO, finisci tu KO, capito? Secondo me è Guarda un po' qui. uguale. Però Weidman comunque si allena ancora a livelli alti, nel senso che lui, so, anche di uno sparring con Pietro Venini, ultimamente ha fatto parecchi sparring con lui lì alla Lo, e ancora è fortissimo. Cioè, io ci ho fatto sparring a terra nella palestra di Serra, abbiamo Sì. fatto lì lottavo con tutti, con tutte le cinture nere, con gente fortissima. E devo dirti che lottavo anche a ottimo livello, nel senso che reggevo con tutti. Con lui è stata tostissima, perché fa sempre lo stesso gioco: ti prende la testa, ti inizia ad attaccare le ghigliottine, poi ti attacca. Cioè, c'ha il suo gioco ed è. Vabbè, lui è nato lottatore, ha sempre fatto lotta. Di lotta libera è un mostro. Batterlo di Certo. jiu-jitsu è veramente difficile, soprattutto per me che pesavo 20 kg di meno, quindi. Sì, lui è sempre stato molto molto completo sullo striking, sì, non aveva delle finezze da striker puro, però comunque le mani pesanti ce l'aveva, perché della gente KO ne ha mandata, quindi. Il striking secondo me è molto basico, cioè penso Sì. che il striking riuscirei comunque a lavorarci molto bene, però di lotta è un mostro. Cioè, pure Pietro mi ha parlato di una pressione a parete, di una pressione di takedown impressionante, cioè è proprio un altro livello di lotta. Allora, Piedi guarda, mi chiedono. invece si fa. Sì, no, immagino. Allora, Simone Baccarani chiede: molti atleti tendono a trasferire i loro allenamenti in USA. Pensi sia la scelta giusta e mai pensato di trasferirti? Questa è una domanda che ti viene posta, secondo me, 800 miliardi di volte al giorno. Sì, Però lascio a rispondere te comunque. è lecita la domanda, nel senso, io avrei anche una facilità incredibile ad andare in America, perché comunque col passaporto americano potrei trovare lavoro, potrei fare come mi pare su questo, però devo essere sincero, io le esperienze che ho avuto in America non sono super positive, nel senso che la gente è molto. Ci sono tre problemi in America che a me non piacciono. Uno, che le persone sono molto attaccate ai soldi, cioè il sistema americano gira tutto intorno ai soldi. Capitalistico, sì. Sì. Due, che ci sono, cioè, a parte per esempio con un amico che ho fatto a New York insieme a Pietro, che proviene da una famiglia albanese, quindi sono tutte altre realtà. L'americano vero e proprio è molto, come posso dire,
Cioè, finché non mi leva tempo a me, faccio, se no, no, non so come dirti. Cioè, Sì. tendono a non aiutarti più di tanto. Quindi è un po', si fanno un po' tutti i cazzi loro. Quindi il discorso è, in Italia io ho la fortuna di avere una palestra di 800 metri quadri con un allenatore che si dedica a 360 gradi, con un preparatore atletico, con un nutrizionista, con veramente tutto quello che posso desiderare. Ho una fortuna incredibile. Preferisco portare gli atleti in Italia a allenarmi a casa mia che andare ad allenarmi a tempo pieno in un altro posto, che magari finisco i soldi, devo andare a fare lo spazzino, devo andare a fare il cameriere, che per carità sono lavori di tutto rispetto, però mi leverebbero tempo a quello che faccio. Ma infatti guarda, io ti dico, poi le cose che non riescono a capire secondo me alcune persone è che ogni fighter ha la sua mentalità. Cioè, facciamo un esempio: McGregor probabilmente ha funzionato perché aveva una palestra dedicata tutta a se stesso praticamente. E quindi adesso quando sento dire la CBGB è una palestra di merda, e lo sento dire spesso, o Kavanagh è un improvvisato, non è vero. È semplicemente che lui il tempo che ha dovuto dedicare, l'ha dovuto dedicare a quella star lì. E quella star ovviamente poi gli ha portato su tutto anche il sistema, no? E alcuni atleti lavorano così, altri vogliono casomai stare in mezzo agli assassini tutto il giorno. Cosa vuol dire? Vogliono stare in una palestra piena di killers, no? Quindi tipo un America Top Team o un Arnox, eccetera. E vogliono star lì a pigliare tutto il giorno, capito? Invece altri atleti hanno bisogno, casomai, di avere una sorta di comfort, sia fisico che mentale, vocale. E bisogna solo... La forza è nell'allenatore, adesso ti parlo, visto che ho un piccolo gruppo di MMA, la forza sta nell'allenatore che deve capire come gestire il rapporto col proprio atleta, come metterlo nella condizione migliore per performare. Nella condizione migliore, basta. Ma non è che le persone sono fatte con lo stampino, o se tu vai ad allenarti all'America Top Team, sicuro arrivi in UFC. Certo. O sicuro diventi campione del mondo. E poi le persone si perdono anche una cosa, che stare in America costa. Io non ho i soldi a me, mio padre non è che mi dice ti do 40.000 euro, vattene in America, vivi in America, vai, divertiti, allenati. Cioè non c'ho questo. Io da quando ho 18 anni, anche se la gente non lo sa, perché non è che mi metto a dirlo a tutti, io da quando ho 18 anni non ho chiesto un euro ai miei genitori e mi sono costruito tutto da solo. Perché proprio nella mia mentalità, pure se vieni da una famiglia benestante o comunque c'è un tenore di vita buono, la persona reale è quella che si crea il suo futuro da solo e se lo crea, come ha fatto mio padre e come sto facendo io. Quindi, non avendo pure questa situazione che mio padre viene e mi dice ti do i soldi, vattene in America, come magari fanno altre persone. C'è pure questo di concetto. Io tutto quello che ho a Roma me lo sono creato da solo, su basi solide. Tutti i miei clienti a cui faccio lezioni, tutte le persone che mi seguono perché c'è un affetto, un'amicizia, o tutte quelle persone che io pago con la mia borsa per farmi seguire, me le sono costruite io con anni e anni di sudore, di investimenti, di lavoro sodo. Andare in America, sì, potrei farmi un anno, poi i soldi mancano, le amicizie non ci stanno, magari sono meno solide rispetto a quelle che c'ho in Italia. Cioè, c'è tutto un livello di difficoltà maggiore. Poi certo, se hai un contratto alla UFC da 40 più 40 e quindi fai un match e c'hai 80.000 euro per stare un anno in America, là ti dico di sì. Purtroppo non è la situazione. Io, ora come ora, non ho un contratto che mi permette di trasferirmi in America. Se un domani ci avrò un contratto da 100.000, già la ne parliamo. Io, per esempio, adesso quello che posso fare è stare un mese in America, poi devo tornare in Italia, perché più di 3.000 euro, 3.500 non posso spendere. Ah, assolutamente. Guarda, ti prendo due o tre domande al volo. Allora, Lucky Luke Perry dice se il tuo cognome ti ha aiutato in passato. Guarda, ti rispondo io. Perché uno ti ha già risposto adesso, nel senso che ti ha già detto che quello che ha fatto se l'è costruito da solo, ma poi ti posso dire, è quello che diceva all'inizio, cioè all'inizio, nel nostro ambiente la realtà è che tu vai dentro una gabbia e ti pigli a schiaffi, cioè non è che lui fa l'attore o fa il presentatore, quindi la realtà è che quando tu sei in gabbia parli, quindi io, l'ho detto a inizio chat,
Io sono stato uno di quelli che inizialmente Magnussen 1 era un detrattore, perché prima di vederlo combattere contro Orlando D'Ambrosio, che tra le cose è stato un altro match che ha accettato in short notice, perché quelli in Magnum erano quasi tutti in short notice, ed è un ottimo avversario Orlando D'Ambrosio, quindi è un avversario tostissimo che ha fatto anche Cage Warrior, e devo dire che io sono stato uno di quelli che ha detto vabbè, qua per il cognome, eccetera, ma devo dire che invece gli ha portato solo, passami te, non sfiga, però è stato un deterrente, perché nel nostro ambiente ti guardano tutti male, pensano tutti male. Poi nella realtà poi parla la gabbia. E quando sei entrato in gabbia hai fatto la differenza. Quindi ti dico, secondo me vantaggi non ne ha portati. Ti ringrazio, ti dico che hai ragione, nel senso che è verissima questa cosa. Nella vita in generale mi ha portato un sacco di benefici. Sarei un ipocrita. Beh, quello, cioè, nel senso, mi ha dato tantissime mani, ma dalle cose piccole alle cose grandi. Tanta visibilità, sarebbe ipocrita a dirti che non è così. Però l'effetto presa, cioè della gente che mi sottovalle e dice vabbè, questo è un figlio di papà, e poi invece vede e dice ah, però combatte bene, quella è la cosa che mi dà più soddisfazione. Assolutamente. Quindi ti ringrazio, e c'è una cosa fortunatamente comune, quindi ottimo. No, ma te lo confermo. Allora guarda, qua mi chiede già Jacopo Righi: Joe Rogan sostiene che ormai nell'MMA moderne il wrestling sia americano che stile sambo sia più importante del BJJ che dominavo fino a qualche anno fa, quindi immagino si riferisca ai Gracie o comunque al Pride quando c'era Minotauro, eccetera. E che ne pensi? Cioè adesso veramente rimane, sta diventando negli ultimi 5-6 anni lo stile più dominante, il wrestling, e secondo te è facile? Ecco, ad esempio, guarda, la strutturo un po' meglio. Prima mi hai detto Weidman mette una pressione a parete mostruosa, no? Secondo te, un fighter come puoi essere tu, che ha ancora un margine di miglioramento enorme per l'età che ha, se si dedicasse al wrestling in maniera predominante, e mettiamo anche il discorso dell'estero, no? Quindi esageriamo, andiamo a parlare di college americani, eccetera, riusciresti a colmare il gap di un Weidman che ha iniziato casomai 10 anni? Purtroppo no. Ecco, infatti quello che pensavo. Purtroppo no, però ti dico che io per esempio dedico tantissimo al wrestling, perché la reputo un'arte marziale, cioè un'arte marziale, uno sport efficacissimo. Secondo me la forza dei lottatori, di chi proviene dagli sport lottatori, dal wrestling in generale, è che si allenano, hanno una mole di lavoro, sono abituati a mole di lavoro altissime, stress fisici incredibili, quindi praticamente loro... non ti dico che sono abituati a stare sotto stress, sotto pressione, ma si allenano tantissimo, sono duri, c'hanno diciamo un approccio allo sport diverso da quello che c'hanno il karateka, il pugile o altri sport, però ovviamente c'ha i suoi pro e i suoi contro, perché un lottatore che è abituato a lottare, a faticare eccetera, quando lo metti a tirare dei colpi si stanca. Assolutamente. Ovviamente c'ha i suoi pro e i suoi contro. E stessa cosa, un lottatore nel jiu-jitsu fa molti errori, quindi la bellezza di questo sport è che è uno sport imprevedibile, perché le arti marziali possono essere efficaci contro una, ma non efficaci contro un'altra. Il wrestling è studiato, cioè, per un calcolo proprio di probabilità, è uno degli sport più efficaci nell'MMA, è quello che fa ottenere più vittorie, perché semplicemente riesce a controllare l'avversario, a mettergli pressione, a farlo stancare e quindi piano piano a vincere il match. Ed è anche vero che l'MMA, il regolamento dell'MMA si basa, è un'evoluzione secondo me di quello lottatorio, perché pure le posizioni di lotta sono comunque molto importanti nel punteggio finale, e si sa che tra due che combattono si arriva poi al clinch, si arriva al contatto, si chiude la distanza e quindi diciamo premia un po' lottatore. Però credo che anche un atleta che proviene dal Wing Chun, un atleta che proviene dal Kung Fu, un atleta che proviene dal Sanda, se riesce a imprimere il suo gioco è efficace, come quel russo che adesso non mi ricordo, Zabit. Dici 66 kg, David Mago, Sharipov, lui è l'emblema delle arti marziali miste, lui è mostruoso, ne parlavo, abbiamo guardato, a me piace molto che i miei allievi, gli rompo molto i coglioni per guardare l'UFC e guardare, vabbè, anche Bellator, io poi guardo tutto, dopo infatti devo fare alcune domande su, secondo me per te potrebbe essere veramente figo, poi dopo ti chiedo perché hai accettato Bellator, però è il PFL.
quindi il torneo quello era veramente una figata sia a livello economico l'abbiamo... anche perché c'erano gli avete, scusami? No, no, lì abbiamo provato ad entrare in quel torneo. Ah, ok. E come funziona? E erano interessati, PFL era interessato, Bellator Bellator ha fatto la proposta migliore, era interessatissimo, ONEFC era interessato, ma proponeva una borsa inferiore a Bellator, okay. E voleva mettermi sotto contratto, io stavo facendo a giugno e mi aveva detto che mi avrebbe messo sotto contratto a settembre. Okay. Io non potevo aspettare tutta l'estate e dire vabbè, aspettiamo ONEFC. E quindi abbiamo deciso di accettare Bellator. PFL era interessante, avrei potuto scegliere anche PFL. Ma guarda, ti dico, a me interessava più che altro perché vedo che il livello lì è ancora, non dico relativamente basso, però a parte qualche daghestano che sono quelli del manager lì, e, sì. Che secondo me invece si sposerebbero perfettamente con te, perché comunque nel wrestling e nella lotta sei talmente tanto forte che quelli secondo me sono i match giusti da fare adesso. Cioè, allora, ti vorrei vedere con degli striker perché tecnicamente verrebbe fuori qualcosa di bello. Però nella realtà a me piacerebbe vedere qualcuno che cerca di importi un gioco a terra, perché in pochi ci sono riusciti in questo momento e secondo me è proprio perché tu non glielo permetti. Quindi mi sarebbe piaciuto vederti con tutti sti cazzo di daghestani e uno dietro l'altro. E poi vabbè, il montepremi di $1 milione che sono lì, quindi stiamo parlando di soldi. Allora, c'è Matteo che ti chiede con chi ti alleni nel wrestling, chi ti segue per la parte wrestling. Allora, al Gloria abbiamo un allenatore che ci ha fatto fare un salto di qualità importante. E lui non è famoso perché fondamentalmente non gli interessa tanto far parlare di sé. È più una persona umile, una persona che lavora sodo e va per la sua strada. E Valerio Giordani si chiama, lui è un, okay. Un ex fighter di MMA, non ha mai partito da pro, però ha sempre fatto col dilettantismo e lui vinceva praticamente solo con la lotta libera, poi ha continuato a fare lotta libera per 5-6 anni e poi ha deciso insieme a Borghe di entrare in Gloria e allenarci sulla parte del wrestling con ottimi risultati, perché diciamo il match che ha dato più frutti a Valerio è stato il mio match contro Dalby, perché ho fatto dei takedown e delle difese importanti che avevo preparato insieme a lui, e penso che il lavoro suo sia fondamentale per il Gloria, ovviamente spiegami con... sì, beh, il head coach è sempre Lorenzo, ovviamente. Spiegami un attimo, io voglio far capire anche ai miei allievi eccetera che si stanno seguendo in questo momento, un professionista da quante figure è seguito? Allora, adesso io te ne dico alcune, poi Massimo le completi. Allora, hai l'head coach, ovviamente, lo striking coach, che tu come lo suddividi? Cioè, sia quello della box che quello della Muay Thai o del K1, o ne hai uno unico come striking coach? Allora, come striking coach io ho Lorenzo, okay. Come head coach. E diciamo, lui cura la parte dello striking. Poi... ovviamente ascolto anche molto i pareri di Riccardo Garfagna, che è preparatissimo nell'MMA in generale, è uno degli allenatori che ha la migliore strategia, secondo me, insieme a Borg. E molto preparato, è un mancino striker anche lui, quindi è molto preparato, studioso, si informa tantissimo. Mi ha fatto notare dei dettagli anche lui che comunque mi hanno fatto fare la differenza su cavolate, per esempio, sul vuoto, però sono cose poi importanti, no? Assolutamente. Borg è proprio pratico, Borg ti mette là, ti dice tira così, tira così, cioè, mi ricordo di allenamenti con Borg davanti allo specchio con i pesetti, cioè, e sono stato un'ora a tirare col pesetto, roba così, oppure non mi si sbloccava il calcio medio, mi ha messo un'ora al sacco a tirare, avrò tirato mille medi. Quindi comunque questa è proprio la scuola Thai che ha fatto lui, cioè questo è proprio vecchio stampo Thai, che è giustissimo, infatti. Sì, sì, lui ha un'influenza Thai importante, cioè, diciamo, lui segue quel piano d'allenamento. Quindi, diciamo, Borg, Riccardo, su Borg in primis e Riccardo anche sullo striking mi aiuta molto. E, poi vabbè, c'è un collaboratore che è Franco Lazzaro, che lui anche molte volte ci aiuta con i PAO. E ci fa, diciamo, migliorare sui dettagli da Thai boxer puri,
quindi gomitate, ginocchiate, eccetera. E... Wrestling Giordano, hai detto? Wrestling Giordano, il lavoro grosso con Borg e di Stein, comunque, poi loro due sono diciamo, aiutano. Con Valerio Giordani la lotta è tutta di Valerio, quindi lavoriamo proprio, c'è due classi a settimana, due ore, cioè un'ora il lunedì e un'ora il giovedì in cui lavoriamo di lotta libera e con Valerio Giordani. Poi c'è sul jiu-jitsu ci affidiamo a Luca Nagoreta, quindi viene proprio Luca e